Buonasera, dottor Mancini. Buonasera. Scusate il disturbo, ma passavo di qua e ho voluto mangiarvi di una piccola pastiera napoletana. Che mangiarvi? La pastiera l'hai comprata con i soldi che guadagni all'autonoleggio, praticamente sono i soldi che te do io. Quindi, per essere più precisi, sono io che mi auto-omaggio. Vuoi restare a cena con noi, Egidio? Ah, volentieri, ma purtroppo mi aspettano all'Aurora, ho preso la pensione completa. Perché la pensione? Niente, che... No, vabbè, ma dovete mangiare, non è argomento, lasciamo stare. È che si è intasato il water, è uscito fuori tutto quelli qua me... È che fino a lunedì resto alla pensione Aurora. Ma quale pensione? Ma vieni a dormire qui da noi, no, Franco? No, non voglio proprio disturbare, non... Babbo, via, vado a prendere la valigia. Ecco, bravo, fai un salto in albergo, noi ti aspettiamo. No, che aspettiamo? È che ce l'ho qua, fuori alla porta, me la sopportate. Babbo, via. Vabbè, vado. Che se la mattina non mi prendo almeno 3 caffè non mi sveglio. Senti, parlami di questo Giovanni, com'è? Beh, è carino, assomiglia al Botticelli da giovane. Botticelli? Cacciatore dell'Udinese, eh? Il pittore, Gidio. Siamo anche andati a una mostra insieme. E dimmi la verità, ci è scappato il bacetto. Scusa, Gidio, ti devo lasciare, devo fare una cosa in camera. Con chi c'è scappato il bacetto? Oh, niente. Sono cose di guaglioncilli. No, sono cose di mia figlia, se permetti. Di chi stavate parlando? No, niente, signora Silvana, veramente, non mi faccia parlare, non mi mette in imbarazzo. Sono cose private. Si chiama Giovanni, sta in classe sua, assomiglia a un calciatore. Però no, non dica che gliel'ho detto. Libero il bagno? Ma roba da matti. Cosa, tesoro? Alessia si confida con Egidio. E beh, tesoro, si sa. È più facile per un ragazzo, una ragazza, confidarsi con un estraneo piuttosto che con i genitori. Non fa quella faccia, su. Oh, sembri la leonessa quando la gazzella gli invade il territorio. Io vado a fare la barba, eh? Non credo proprio. Perché? Perché la gazzella di Posillipo ha appena invaso il bagno. Ah, più belle tutte bella, ma non è mai più belle di te. Oi vita, oi vita mia, Marco, su! Oi cuore, e visto cuore, si stata o prima amore. Finale! O prima l'ultima sarai, me. C'è una festa? No, è un pigiama party. Ah, a proposito, Romani, quei pantaloni sono miei. Lo so, perché io il pigiama non ce l'avevo, perché mi dà fastidio a me il pigiama, mi fa prurito, calore, allora ho preso uno vostro. Ma no. Devi guardare sotto il suo cuscino, un bel pigiama celeste, che è una meraviglia. Infatti, senti, Marco. Gidone, andiamo in camera mia, ti faccio vedere quel sito di quella modella di cui ti parlavo prima. È terribile. No, ragazzi, scusate, che faccio qui da sola? Egidio, no, aspetta! Tesoro. Eh? Tesoro, questo napoletano si è messo in mezzo fra me e mio figlio. Che sarà mai? Sembri una gazzella quando il leone le ha invaso il territorio. Ma che sa di? È il contrario. Io so il leone. No, il leone è quello che vince. Alessia, stamattina quella della prima fila che ha messo gli occhi su Giovanni tuo, le devi fare vedere i sorci verdi, eh? No, glieli faccio mangiare i sorci verdi, poi ti mando un messaggio e ti racconto. Spremuta. Marco, guarda qua, che assomiglio. Ragazzi, non avete idea come mi dispiace andare via da questa casa. Mi sono sentito proprio come un papà, come un fratello maggiore. Oh, Alessia, guarda che questa maglietta che ti sei messa non ti fa risaltare gli occhi. Secondo me la dovresti... Bellissima, ti sta una meraviglia. Facciamo tardi all'autonoleggio. Mi dici... Ciao, tesoro. Ciao, salutate Gidio. Ciao. Ciao, Egi. Ci sono due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti, un aquila reale, due topi, l'elefante, manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. Diciamo Marti, oh, andate a cambiare, dai ragazzi! Oh Marco, te ne sta, vai! Scusa, tesoro. Ah, sentite, quando avete finito... Tirate fuori dal frigo la pastiera di Egidio, è per domani mattina. Ah, giusto, se no domani è gelata. Buonanotte. 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 Oh, divertitevi, Ciao.
Tesoro. Vai dare una mano a finirla. Alla pastiera, dato io per domani mattina.